Carissimi, buongiorno da parte mia, da parte di Teleas. Iniziamo, forse meglio dire, ricominciamo a riflettere insieme sul Vangelo della Domenica. Lo faceva qualche anno fa, se non sbaglio una quindicina d'anni fa, il mio predecessore, Don Adelchi. A me adesso spetta il compito con tanta gioia e anche con tanto impegno insieme al carissimo Michele di cercare di capire un po' meglio, un pochino, la parola di Dio che la Chiesa ci affida ogni domenica. Mi auguro che questo cammino sia valido, ma soprattutto faccia riflettere in primis a me, in quanto parroco della nostra città, e poi dia una parola buona per le persone che hanno la bontà di ascoltarci qualche minuto e di riflettere insieme, che sia un cammino verso la santità, ma soprattutto un cammino per essere dei buoni cristiani e dei buoni cittadini. Buon ascolto e buona riflessione. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli, infatti, saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. Come un laccio, infatti, esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento, pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Abbiamo appena ascoltato il Vangelo della prima domenica di Avvento dall'Evangelista Luca. L'Avvento è il tempo dell'attesa, il tempo dove ciascuno di noi è chiamato a riflettere e a prepararsi alla venuta del Signore che viene. Stiamo già preparando nelle nostre chiese il presepe, ci cominciamo già a preparare alla festa del Natale. Ma l'avvento è l'incontro di ciascuno di noi con il Cristo giudice, quando verrà a giudicarci secondo la legge dell'amore. Sono 4 settimane dove la Chiesa ci farà meditare e ascoltare alcuni brani evangelici su cui riflettere nel momento in cui Cristo si fa presente nella nostra vita. Il Vangelo di oggi Gesù non vuole metterci paura o angoscia riguardo agli sconvolgimenti finali, ma ci vuole sottolineare la vigilanza del nostro cuore. È proprio dell'Avvento essere vigili come la sentinella, essere vigili, cioè cogliere la fiducia nelle persone che ci sono vicini, vigili come gli uomini, vigilanza nella vita del cristiano, che coglie Cristo nella presenza del tempo. State attenti, dice il Vangelo, a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano. Quante volte siamo appesantiti nel nostro vivere quotidiano, da alcune relazioni vissute male, da alcuni sentimenti che portiamo dentro il cuore, da alcuni ambiti che ci appesantiscono, la quotidianità stessa, il lavoro vissuto male, un lavoro che non dà all'uomo quella dignità tanto desiderata. E
Il Vangelo di Luca ce lo dice. Vegliate in ogni momento pregando. La preghiera è un monito, potremmo dire un vaccino quasi antinfluenzale, a non cedere alla tentazione, soprattutto allo sconforto, e ad essere vigilanti, una parola che ci è stata ripresa anche dalla prima lettura. Vigilare significa anche essere sentinelle, sentinelle della nostra vita, sentinelle che vigilano il giorno e la notte, sentinelle che vigilano l'attesa di un qualcuno che deve arrivare. Può essere lo sposo, come ci dicono le parabole evangeliche, può essere un amico, può essere un nemico che viene in battaglia. Ci serve la difesa. La difesa è la preghiera. La preghiera deve essere nella nostra vita. Forse iniziare questo cammino di avvento può essere per tutti un attimo per riflettere, per fermarci 2 minuti, 3 minuti la mattina, prima che iniziamo il nostro lavoro quotidiano, a pregare riflettendo su noi stessi, a pregare sulla nostra vita, dando ogni tanto uno sguardo a Dio che ci ama e ci accoglie. Quante volte cerchiamo di iniziare dei cammini di speranza, di riiniziare un nuovo stile di vita tramite tante difficoltà. Viviamo in una società dove va avanti con l'autodistruzione. Pensiamo all'ambiente, pensiamo alle nostre relazioni, forse vissute con difficoltà, lo dicevo già prima. Cerchiamo allora di distruggere noi stessi, i nostri valori, le certezze che i nostri genitori ci hanno tramandato, delle certezze che per la nostra società erano salde, salde come questa chiesa, salde come la roccia. Stiamo sul grido di Giovanni il Battista, stiamo nel momento in cui dobbiamo cambiare. L'avvento, senza andare sul moralismo, è l'occasione nel silenzio per ciascuno di noi di ricominciare una nuova speranza, di ricominciare una nuova vita. C'è qualcosa che dentro di noi si è rotto, si è incrinato. Ecco la vigilanza che dal torpore ci fa vedere la luce, che dall'altruismo ci fa condannare l'interesse personale, ci apre ad accogliere l'altro, chiunque esso sia, con tanta difficoltà, e accogliere il germoglio del profeta Geremia, quel nuovo germoglio che spunta, nasce da un pezzo di legno secco. Siamo noi che senza la vita divina, senza la vita della grazia, siamo morti verso noi stessi. Cerchiamo di guardare la nuova speranza nelle mamme che danno la vita, in tante persone che danno la vita per Dio e per la Chiesa. Penso ai martiri di oggi, penso a nell'Africa, in Siria, a tanti cristiani che per indossare soltanto un crocifisso o farsi un segno di croce sono stati uccisi. Quella dovrebbe essere la certezza per cui siamo stati chiamati per glorificare Dio. Che questo tempo di avvento che oggi iniziamo ci dia coraggio nell'affrontare le difficoltà quotidiane e nel nostro cuore faccia scoccare quella scintilla, quella fiamma pilota delle nostre caldaie, quella scintilla per riaccendere la nostra vita legata a Cristo. Buona settimana e buon cammino di avvento.